il film in prima serata su Rete 4. Il film Le Viol, cronaca di uno stupro, va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 14 giugno 2018 alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola drammatica del 2017 di produzione franco-belga, diretta da Alain Tasma, Ultimatum, Il commissario Maigret e La casa delle tre vedove, e interpretata da Clotilde Courau, Evan Leon, Le ciel attendra, Non ci posso credere, Ippolite Girardot, Dove non ho mai abitato, Ontesli. Non hai scelto il coraggio di una madre, e Romane Boringer, Renoir, Plocino, e morì con un falafel in mano. Il film è basato su un evento realmente accaduto e porta sul piccolo schermo ancora una volta lo scottante tema della violenza sulle donne, mettendone in risalto l'evoluzione nella legislazione francese. Ecco nel dettaglio la trama del film. Anno 1974. Due giovani turiste belghe vengono aggredite e stuprate nel porto di Marsiglia da un gruppo di giovani francesi. Il processo, che ne segue, terrà impegnate le due ragazze e i loro avvocati per ben 4 anni. Il loro obiettivo non è solo far riconoscere la colpevolezza dei ragazzi imputati, ma portare il caso fino alla corte d'assise di Aix-en-Provence. Solo in questo modo potranno far sì che lo stupro sia riconosciuto come un reato grave e pretendere pene più severe per i colpevoli. L'avvocato femminista Gisele Halimi prende a cuore il caso e cerca di utilizzarlo per trasformare lo stupro da reato in crimine.